tribunale amministrativo respinge il ricorso sul disservizio di emodinamica dell'ospedale San Timoteo di Termoli, funzionante a singhiozzo per la carenza cronica di personale. I lavoratori del polo logistico Amazon situato a San Salvo, costretti a raggiungere il posto di lavoro quotidianamente in auto per mancanza di corse pubbliche aggiuntive, chiesti interventi. Aperture speciali di musei, parchi, castelli e siti archeologici nel fine settimana di Ferragosto, previste diverse iniziative in regione. La vicenda dell'esclusione dal campionato di calcio di Serie C del Campobasso e il possibile fallimento della società sportiva sta aprendo un contenzioso con Lega Pro e organi direttivi. Un caro saluto e ben ritrovati con l'edizione del telegiornale di TLT. In apertura parliamo di politica, nota critica del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Fabio De Chirico sulla nomina da parte del presidente della regione Donato Toma di Nico Romagnuolo come consulente per la ricostruzione, ma andiamo a vedere nei dettagli. Tutte le vicende, come le favole, contengono una loro morale o almeno un qualche concetto di ragionamento dovuto all'analisi dei fatti. La morale in questo caso non ha una valenza positiva, ma è solo un pensiero di conseguenza. E dunque questo il caso sollevato dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Fabio De Chirico quando afferma esce dalla porta e rientra dal portone, riferendosi all'ex consigliere Nico Romagnuolo che è stato nominato consulente per la ricostruzione post terremoto del 2018. In verità, come si evince dalla nota di De Chirico, un qualche premio per Romagnuolo c'era già stato, quando nel settembre del 2020 il presidente Donato Toma lo mise alla guida del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso Boiano, incarico che gli fruttava 3.500 euro al mese. Nomina chiaramente illegittima, scrive il consigliere del Movimento 5 Stelle, nomina che abbiamo prontamente segnalato all'ANAC, l'autorità anticorruzione, per il fatto che era in totale violazione delle norme di legge, perché non erano ancora trascorsi 2 anni dall'ultimo giorno della sua presenza in consiglio. La nota dell'ANAC sanciva la nullità dell'incarico assegnato, tra l'altro perfino prorogato di altro tempo, ma non risulta che nei mesi seguenti furono adottati provvedimenti, nessun atto di nullità, nessuna sanzione alla Giunta, solo la fine temporale del provvedimento, niente di più. Intanto oggi, il 1° agosto, le porte per Romagnuolo si sono riaperte. Ha infatti assunto l'incarico di consulente esperto del commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma del 2018 con retribuzione di 4.000 euro più naturalmente i rimborsi delle spese. A nominarlo con decreto numero 7 del 2022 lo stesso commissario Donato Toma con la motivazione della integrazione alla struttura di supporto già istituita 2 anni fa e già costituita da ben 3 persone. Questo è. Dal Molise, come al solito, sempre tutto bene per i troppo buoni, nel segno della riconoscenza, disdegnando i problemi, tanto in fondo nessuno si lamenta, che voi ci importi. In fondo è così che funziona qua giù. Parliamo adesso di sanità e di emodinamica al San Timoteo di Termoli. Il TAR respinge il ricorso della maggioranza della Giunta Roberti. Rammarico e sconcerto, ma la battaglia continuerà. Vediamo. È stato rigettato il ricorso presentato dagli amministratori comunali di Termoli con l'associazione Cuore Molisano e la Casa dei Diritti per salvaguardare emodinamica all'ospedale di Termoli. Ricordiamo che il reparto da mesi soffre di una cronica carenza di personale che di fatto impedisce il corretto svolgimento dell'attività all'interno dello stesso. I giudici del Tribunale amministrativo avevano però già respinto la richiesta di sospensiva. Il Collegio del TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile nella parte in cui si impugna il decreto del commissario ad acta recante il programma operativo 2019-2021. Amaro giudizio del primo cittadino Francesco Roberti che così commenta. Ancora una volta, dice, i cittadini pagano sulla propria pelle la scelta dei governi di rinunciare ai servizi sanitari fondamentali in virtù di norme inaccettabili
disabili, quelle contenute nel decreto Balduzzi. Poi uno sguardo anche al futuro e all'impegno di una prossima programmazione, dove dice necessariamente bisognerà prevedere che i servizi salvavita siano garantiti H24, a partire proprio dall'emodinamica. E in questo senso la battaglia continuerà, il trattamento riservato ancora una volta all'ospedale San Timoteo di Termoli, dice in ultimo Roberti, ci impone una riflessione politica forte. Nel nosocomio abruzzese San Camillo di Atessa ci sono strumenti per il pronto soccorso e la costante presenza dell'anestesista per garantire gli interventi del caso. Attrezzature per circa 150.000 euro sono state destinate per il reparto del pronto soccorso. Dal prossimo mese di settembre poi sarà potenziata a 5 giorni la settimana l'attività di endoscopia. La novità per l'ospedale nella Val di Sangro riguarda soprattutto l'assistenza territoriale, con l'apertura breve anche dell'unità complessa di cure primarie per la presa in carico dei malati cronici e quelli fragili. Il comparto rurale chiede una svolta alle istituzioni politiche per evitare di sprofondare. A Palata gli imprenditori agricoli sono convinti dell'opportunità urgente di un fondo di solidarietà. Mandiamo al contributo. La perdurante siccità, le alte temperature, i costi delle materie prime, l'invasione nelle campagne di interi branchi di cinghiali hanno generato una flessione accentuata nella produzione agricola. Il Molise, così come in altre realtà italiane, può essere salvato dalle istituzioni attraverso la realizzazione di un fondo di solidarietà, e quanto è stato ribadito a Palata dall'incontro di numerosi agricoltori dell'area. Il grano è sceso dai 60 e è sceso a 48. Per cui già abbiamo avuto quasi un calo del 20%, ma non finisce qui, il problema è un altro, è che noi abbiamo avuto anche per una questione di siccità, abbiamo avuto un calo di produzione di oltre il 40%. Per quanto riguarda invece la materia prima, invece, non è che abbiamo avuto qualche riduzione dei prezzi, è rimasto invariato. Poi per completare anche l'opera per gli agricoltori, che stiamo parlando ultimamente sempre di cinghiali, ma non credo che si sono portati risultati positivi per il cinghiale, il cinghiale sta distruggendo per quello che è rimasto addirittura. Se noi notiamo, ormai c'è una distruzione totale, i terreni soprattutto confinanti con i boschi, eccetera, eccetera, non hanno nulla da raccogliere, insomma. E questo è il problema che abbiamo noi. La nostra proposta qual è? È quella che dobbiamo vedere un po' come cercare di salvare quel minimo di agricoltura che è rimasto, creando un fondo di solidarietà. Questo, propongo questo perché la Regione Lombardia, che mi sembra che oltre quasi 40 volte più grande del Molise, si è spostato il Presidente della Giunta regionale della Lombardia a Bruxelles per chiedere fondi di solidarietà per la siccità, eccetera. Io non ho per il momento sentito che la Regione Molise abbia fatto qualcosa per queste cose. Noi chiediamo questo fondo di solidarietà, un abbuono dei contributi unificati, almeno per quest'anno, visto la crisi, e poi addirittura un tipo di fondo perduto con un 40% fondo perduto, ma non un mutuo, perché mutuare ancora una volta, dando i mutui agevolati, significa aggravare ancora di più l'agricoltura. Alla ripresa delle attività didattiche a metà settembre, niente più mascherine in classe per gli alunni, docenti e personale amministrativo. Le nuove linee guida anti-Covid per il ritorno a scuola sono state emanate ufficialmente dall'Istituto Superiore di Sanità. Le regole sono uniformate per gli studenti di ogni età, di ogni ordine e grado, di ogni regione d'Italia, dalle primarie alle superiori. Le mascherine di protezione saranno utilizzate solo da coloro che saranno indicati come fragili o in caso di forte raffreddore. Parliamo adesso del parco eolico a San Martino in Pensilis. Il Consiglio dei Ministri dice no al giudizio di compatibilità ambientale, soddisfatta politica e ambientalisti. La bocciatura giunta dal Consiglio dei Ministri sul progetto dell'impianto eolico tra San Martino in Pensilis e Rotello rafforza il principio secondo il quale la vocazione di un territorio e la volontà delle comunità vanno sempre rispettate e tutelate. Un principio messo a rischio dal maxi impianto pensato nel cuore del Basso Molise. Il progetto infatti avrebbe significato installare pale alte oltre 200 metri in una zona di particolare pregio per la produzione agricola e in un'area che già accoglie un impianto eolico.
La decisione rappresenta quindi una vittoria per le comunità locali, politica e cittadini che da tempo lamentavano la possibilità di una simile realtà. Il no definitivo è un'ottima notizia per il Molise. Queste sono le parole dell'assessore all'agricoltura Nicola Cavaliere, che si era già espresso in prima persona lo scorso 4 febbraio per convincere proprio il governo nazionale a bloccare un progetto considerato da molti dannoso sia per il paesaggio che per l'attività agricola. A partire dal 9 di agosto la regione avvierà nuovi collegamenti da Campobasso via Foggia con l'aeroporto di Bari. Sarà un servizio bisettimanale ancora in via sperimentale che permetterà di accrescere l'accessibilità verso lo scopo proprio di favorire nuove interazioni tra Molise, Puglia, Albania e Montenegro. I nuovi collegamenti si inseriscono in una più ampia strategia di promozione della tratta aerea Bari-Tirana. Parliamo adesso del polo Amazon di San Salvo, circa 400 lavoratori fra Abruzzo e Molise costretti ad usare l'auto per dover andare quotidianamente al lavoro, chiesti al più presto dei bus. Ma andiamo a vedere. Bene, ma non benissimo. Non piace del tutto la situazione che riguarda i neoassunti in casa Amazon dopo l'apertura di un polo a San Salvo. Mancano difatti i trasporti pubblici per raggiungere il nuovo centro di distribuzione in Abruzzo, circa 400 pendolari costretti ad usare i propri mezzi per andare a lavorare. Questa è la denuncia di CGIL Abruzzo, Molise e FILT, che invitano i presidenti delle due regioni e gli assessori competenti ad adoperarsi per risolvere la situazione e predisporre delle corse giornaliere aggiuntive per poter permettere tutti di raggiungere il luogo di lavoro anche con mezzi pubblici. Dal 1 agosto, rimarcano i sindacati, è pienamente operativo il centro di distribuzione nel quale prestano servizio al momento 460 addetti, per lo più del posto del Molise, ma anche di altre zone che ad oggi sono costretti a trovare soluzioni diverse a causa della scarsità dei mezzi pubblici. Tuttavia, in questi primi giorni di attività sta emergendo un problema importante comune a tutti gli attuali addetti del nuovo polo logistico e a che attiene la sostanziale e grave assenza di trasporto necessario a soddisfare gli spostamenti casa-lavoro delle maestranze impiegate 24 ore su 24 nello stabilimento di San Salvo, con turni avvicendati e scaglionati nell'arco di tutta la giornata, al pari di quello che normalmente accade nelle restanti poli industriali logistici presenti nel territorio, dove però le istituzioni regionali garantiscono da sempre il trasporto pubblico. Connubio tra Molise e Cinema e l'ILT Campobasso, e quest'anno, oltre ad ospitare l'evento presso l'Arena Piccola, è arrivata al Film Festival di Casa Calenda anche la mostra del centenario dell'ILT. I pannelli sono ospitati nella storica sala della società operaia durante tutta la durata del festival. L'installazione itinerante è un racconto per immagini che ripercorre tutta la storia della Lega Italiana per la lotta contro i tumori e i suoi protagonisti. La sfilata delle traie di grano a Roccavivara ha ricordato le antiche tradizioni popolari del paese. Numerosi sono stati gli emigrati di ritorno nella propria terra. In diversi paesi in estate si celebrano tradizioni religiose e contadine antichissime legate al grano. A Roccavivara il 5 agosto, la festa del grano e la sfilata in piazza Portella delle Traglie si tiene in onore del patrono Sant'Emidio. Quest'anno, per l'occasione, numerose sono state le famiglie di emigrati che dalla lontana Svizzera hanno fatto ritorno in paese per riabbracciare parenti e amici ed emozionarsi nel prendere parte alle celebrazioni per onorare il santo, un modo per recidere il cordone ombelicale con la propria comunità. Sant'Emidio è considerato il protettore dai terremoti e il suo culto è originario di Ascoli Piceno. A Roccavivara la devozione divenne più sentita dopo il devastante sisma del 1805. Ogni anno, durante il mese di luglio, nel paese giovani e adulti iniziano a mietere il grano e a raccogliere le spighe per realizzare a mano gli ornamenti dorati per la sfilata dei carri decorati del 5 agosto dedicati al santo. In passato i carri addobbati venivano trainati da animali. Il grano raccolto in tutto il paese veniva trebbiato e donato alla chiesa. Poi veniva premiato il carro ritenuto più bello.
Oggi questa tradizione continua ancora, con la differenza però che i carri vengono trainati soprattutto dai trattori. Con il contributo del Comitato Feste nel piccolo borgo a 650 metri di altitudine sul fiume Trigno, la serata è proseguita con la degustazione di pasta fatta in casa, buon vino e tanta musica. Spazio ai più piccoli tra gli eventi del cartellone dell'estate termolese, una serata da trascorrere a Rio Vivo lunedì sera 8 agosto a partire dalle 21:30. Si chiama Il Lungomare dei Balocchi, l'evento pensato dall'amministrazione comunale con musica, spettacoli e sorprese da non perdere. Parliamo adesso del Ferragosto 2022. In Molise un mare di cultura grazie a progetti di valorizzazione, aperture straordinarie e speciali di musei, castelli e aree archeologiche. Appuntamenti 13, 14 e 15 agosto, ma vediamo quali sono. Quest'anno, nel weekend di Ferragosto, il ricco patrimonio di musei, monumenti, palazzi, ville, castelli, parchi, aree e siti archeologici del Molise saranno aperti ai visitatori anche oltre i consueti orari. Il Ministero della Cultura ha finanziato ancora una volta un piano di valorizzazione di tali siti al fine di implementare l'offerta culturale e la fruizione nei luoghi della cultura a gestione statale. Nell'occasione la Direzione Regionale Musei Molise e il Parco Archeologico di Sepino hanno predisposto nei rispettivi luoghi di competenza per sabato 13 agosto un ampliamento dell'orario di visita e per lunedì 15 agosto un'apertura speciale. Molti dei luoghi d'arte coinvolti, inoltre, animeranno il programma con suggestivi percorsi guidati, un'opportunità privilegiata per trascorrere un Ferragosto unico. Coinvolti il castello di Capua di Gambatesa, l'area archeologica di Altilia Sepinum di Sepino, il Museo Sannitico e Palazzo Pistilli di Campobasso, il castello Angioino di Civita Campomarano. Nella provincia Pentra, il Museo del Paleolitico e quello archeologico di Santa Maria delle Monache di Isernia, il complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno a Castel San Vincenzo, il Museo archeologico di Venafro e il Santuario Italico di Pietrabondante. Le biglietterie dei musei e delle aree archeologiche operanti in modalità ordinaria si fermeranno 30 minuti prima dell'orario di chiusura. E andiamo invece adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Sole caldo oggi su tutto il Molise e Abruzzo, nuvolosità più accentuata nelle ore pomeridiane, generalmente stellato dalla sera. Le temperature odierne in Molise sono comprese tra i 22 e i 35 gradi di Isernia, in Abruzzo dai 22 gradi dell'Aquila alla massima di 34 a Chieti. Ventilazione debole settentrionale, calmo il medio adriatico, domattina sulle due regioni è previsto cielo terso, valori atmosferici in flessione, correnti da nord. La vicenda che riguarda l'esclusione dal campionato di calcio di Serie C e il possibile fallimento della società sportiva Città di Campobasso sta aprendo in questi giorni un forte contenzioso con la Lega Pro e gli organi direttivi del sistema calcistico italiano. Mandiamo a contributo. Abbiamo l'impressione che sia la prima volta che accade. Ma questa vicenda che riguarda l'estromissione della squadra di calcio della società sportiva Città di Campobasso dal campionato di Serie C, che apre al fallimento e alla sparizione totale di una compagine che ha guadagnato sul campo la permanenza nella categoria professionistica e che viene esclusa per alcuni percorsi amministrativi, tra l'altro assolutamente sanabili, sembra stia aprendo un baratro nella finora monolitica gestione del sistema calcistico in Italia.
La storia ormai è stranota, il Campobasso viene escluso, ci sono problemi fiscali ma non di solvibilità. Il TAR del Lazio conferma di fatto l'esclusione, ma il Consiglio di Stato, in modo assai celere, accoglie il ricorso della società sportiva e convoca la Camera di Consiglio per la discussione per il 25 agosto. In verità, il Presidente del Consiglio di Stato, Luciano Barra Caracciolo, fa qualcosa di più, forse davvero per la prima volta in assoluto. Entra in merito ai percorsi del sistema calcio e ne sottolinea alcuni aspetti, sottolineando appunto il ruolo dello stesso Consiglio di Stato nell'agire per conto e a tutela dei cittadini. Un nuovo percorso in cui abbiamo voluto leggere una certa censura a comportamenti e decisioni che spesso risultano incomprensibili, quelli degli organi direttivi del calcio italiano, soprattutto quando premiano e o puniscono un po' a loro piacimento, senza considerare che lo stato di difficoltà economico e finanziario è molto più esteso di quanto realmente trapela dai palazzi e dalle sedi delle società affiliate. Il decreto suscita indignazione e registriamo una immediata reazione degli organi sportivi che chiedono immediatezza nella giustizia e soprattutto conferme sul loro ottimale operato. Arriva però a stretto giro un altro decreto del Presidente del Consiglio di Stato che torna a sottolineare aspetti senza farsi venire alcuna ansia nei confronti di una macchina di potere ben oliata negli anni e che ha portato in molti dirigenti una sorta di principio di assolutismo e di potenza che ne ha fatto un circolo di arroganza, protervia e presunzione di infallibilità. Tutto dunque confermato. Il 25 agosto si discuterà il caso in Consiglio di Stato, sperando si raggiunga un risultato che restituisca il valore conquistato sul campo e si sani il dovuto all'Agenzia delle Entrate, perciò allo Stato italiano. Intanto che la Lega Pro prenda atto delle disposizioni del decreto e le sue illuminanti note ed operi al meglio per dar vita al nuovo campionato di calcio di Serie C. Nelle prossime settimane la società Fly Sport Basket Molise riprenderà la preparazione estiva per affrontare così il campionato di Serie B di pallacanestro in carrozzina, unica realtà della regione in questa speciale disciplina. Ne abbiamo parlato direttamente con il presidente Gabriele Pasciullo. Gabriele Pasciullo, presidente della Fly Sport Basket in carrozzina. Sono circa 10 anni che utilizzate questo spazio all'aperto, alla periferia di Montefalcone per delle manifestazioni sportive. Quest'anno, quest'estate 2022, in ricordo di una ragazza del paese, Sofia, a voi molto cara. Sì, moltissima cara. Ci ha sempre seguito sia lei che la mamma. Nelle partite, alcune volte negli allenamenti, più che altro in queste manifestazioni, sia a Montefalcone sia in giro per altri paesi. A proposito della Fly Sport, di cui lei è presidente, da anni giocate campionati nazionali. La speranza, l'obiettivo per la prossima stagione sportiva qual è? Quella di arrivare almeno per una volta in Serie A o fare dei play-off. Quest'anno siamo arrivati terzi, per un soffio, una partita persa, non siamo andati ai play-off. Facciamo il girone, quest'anno hanno allungato, hanno fatto 5 gironi. Sì. L'anno prossimo saranno 4 con 6-7 squadre ogni girone e poi le prime due si affronteranno ai play-off. Speriamo di affrontare un buon campionato, se troviamo un po' di sponsor, perché ci vuole abbastanza un po' di denaro, però affronteremo pure quest'anno. Sono già 12 anni che facciamo campionato e seguiremo.
anche con le nostre forze, ma ce la dobbiamo fare. Per il Molise ci vuole, perché l'unica squadra che c'è, esiste, esiste pure il Molise, anche su questo. Lei è di Montefalcone, gli altri atleti, gli altri iscritti? La maggior parte sono tutti molisani, Cerce Piccola, Cerce Maggiore, Guglionesi, Termoli, poi abbiamo il coach che viene da Castiglione Raimondo, Teramo, Giulianova, abbiamo preso un argentino che adesso è tornato in Argentina, ha fatto il campionato con noi. Girano, diciamo, i giocatori, però la maggior parte è tutto molisano. Sì. La ripresa del torneo, la ripresa della preparazione precampionato? A settembre iniziamo la preparazione e dicembre, il 3 dicembre dovremmo iniziare il campionato, quindi ci prepariamo appena sto mese finirà, iniziamo gli allenamenti e tutto il resto. Nella prima amichevole stagionale di calcio, il Vasto Girardi, dinanzi al proprio pubblico allo stadio di Tella, ha ceduto alla Juve Stabia solo nel finale di partita. 2-0 per i gialloblu campani, formazione di Serie C, grazie alle marcature di Carbone al 35esimo e Della Pietra al 38esimo della ripresa. Parliamo invece adesso di calcio a 5 di Serie B. Nello Sporting Venafro firma il 23enne laterale Giovanni Monnola, prodotto del vivaio del Futsal Napoli, con cui ha vinto uno scudetto Under 19. In passato l'atleta ha vestito tra l'altro le maglie del San Giuseppe, Vesuviano e del Terzigno. Quest'anno il quintetto del presidente Walter Primavera è stato inserito dalla federazione nel girone F. E con questa notizia è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Io come sempre vi ringrazio e vi lascio alla nostra programmazione. Arrivederci.